Buonasera a tutti, eh, bentrovati a questa eh, nuova puntata dei talk, i talk dialoghi di archeologia, arte e architettura. Ci siamo lasciati che era ancora estate, era luglio, con l'ultimo talk in presenza in museo, eh, dove abbiamo parlato eh, di muralismo e di street art in Sardegna. Oggi torniamo con un nuovo appuntamento, nuovamente eh, a distanza, date eh, le circostanze, come eh, ben sapete al momento biblioteche, musei e istituti culturali sono chiusi e quindi eh, piuttosto che rimanere, come dire, fermi, noi abbiamo deciso di continuare la nostra eh, azione, la nostra opera di divulgazione e eh, far ripartire i talk che tra l'altro erano già in programma. Eh, oggi parleremo di arte, quindi un argomento eh, a me personalmente eh, molto caro, ma eh, d'altronde eh, siamo un museo civico che eh, tratta anche delle collezioni d'arte, quindi quando si parla di arte, di storia dell'arte in generale, non possiamo che essere felici e, come dire, anche abbastanza gratificati. Oggi vorrei partire da un assunto, nel senso, le opere d'arte sono fatte per essere vissute. Un maestro, che, un maestro che, diciamo, possiamo citare in questo senso, che ho avuto io, così come tanti altri storici dell'arte, Prima di me diceva sempre che con la conoscenza diretta dei monumenti e eh, attraverso ecco, il racconto anche degli stessi, abbiamo la possibilità di interpretarli e quindi, appunto, di eh, viverli a pieno eh, Questo è assolutamente importante perché, grazie eh, a questo approccio, eh, ci si riappropria eh, dei monumenti stessi, ma soprattutto anche del patrimonio perché, come ben sapete, noi siamo. Eh, noi come istituzione, come museo e io eh, personalmente, pensiamo che eh, il patrimonio sia di tutti indistintamente. Ora, non voglio continuare appunto a eh, dilungarmi troppo con queste premesse, vi presento subito gli ospiti di oggi. Eh, abbiamo con noi eh, il professor eh, Andrea Pala eh, dell'Università degli Studi di Cagliari, docente di storia dell'arte medievale, eh, nel Dipartimento di... Eh, devo leggerlo perché... Veramente è cambiato da quando studiavo io. Eh, allora, lingua, letteratura. Professor Pala, mi aiuti e lei? Culturali. E beni culturali. Benissimo. Ehi. E insieme a lui abbiamo anche la eh, dottoressa Nicoletta Osai, docente invece di teoria tecnica del restauro, sempre nello stesso Dipartimento presso l'Università degli Studi di Cagliari. Buonasera a tutti e due e grazie ovviamente per aver accettato di partecipare a questo talk. Buonasera buonasera a tutti. Allora, entrambi si occupano ovviamente di storia dell'arte. Nello specifico, eh, il, loro di, il loro filone di ricerca principale è la storia dell'arte medievale. Eh, non nascondo che sia una delle materie che eh, preferisco in assoluto, anche perché la mia formazione arriva appunto. Da questi argomenti qua, da questa materia qua, da questo periodo meraviglioso che per molte persone, ehm, o meglio, per lungo tempo, è stato eh, considerato uno dei periodi più bui della storia, in realtà, come eh, noi tutti sappiamo, eh, è stata, come dire, eh, messa una luce attorno a questo periodo: è stata riscoperta la verità eh, del Medioevo. Non sono stati affatto così questi secoli. Eh, tanto bui, ma piuttosto possiamo definirli come dei secoli ricchi di luce perché hanno gettato quelle basi per quelli che sono stati i secoli successivi, e quindi sia l'umanesimo che il rinascimento e via dicendo, per tutta una serie di eh, argomentazioni. Perché siamo qui oggi? Siamo qui per parlare chiaramente di arte medievale in Sardegna, e nello specifico abbiamo scelto insieme, quindi eh, al, ad Andrea ci diamo subito del tu, perché in realtà ecco. anche questo. Non dobbiamo nasconderlo, ci conosciamo abbastanza bene. Ecco. Sono stati tra l'altro eh, dei maestri per me, anche loro. Perciò, insomma, non nego eh, che ci conosciamo, dobbiamo dirle queste cose. Quindi, tornando a noi, di cosa parleremo? Eh, produzione artistica nella Sardegna Medievale e il quesito è arte locale o importazione? Io quindi lancio subito eh, la palla, non so chi voglia iniziare. Alzate la mano una alla volta. Ma Io posso passare la parola ad Andrea? Sì. Ma è lo stesso, perché anche faccio subito per... una, una, una domandina no? su questa arte locale o, in post, o, importazio, o di importazione. ecco eh, Da dove partiamo? cioè Perché si parla di arte locale o di importazione? Potremmo fare diversi, diversi esempi, ragionando ovviamente di, di arte attorno all'arte medievale che si sviluppa in Sardegna in un arco cronologico piuttosto vasto, che va. Dai secoli della prima cristianità, ma forse le testimonianze più importanti per quanto riguarda la storia dell'arte risalgono al VI secolo, quindi al 500 d.C., con monumenti fondamentali per lo studio di questa, di questa materia. Ad esempio, noi siamo a Cagliari, la chiesa di San Saturnino. Eh, sino ad arrivare all'inoltrato 1300, al XIV secolo, un arco cronologico molto vasto dove la storia dell'arte in Sardegna si presenta in diverse declinazioni, sia con l'architettura, sia con la pittura eh, e sia ovviamente con la scultura, con problematiche, con problematiche differenti. Problematiche differenti. Una di queste è proprio quella che tu hai appena evocato e che è il tema della nostra, della nostra trasmissione, della tua trasmissione, eh, alla quale ci hai invitato e noi siamo ben felici. Io e Nicoletta Ausai lavoriamo da più di un ventennio insieme, abbiamo avuto un maestro comune che tu stessa hai conosciuto, hai avuto il piacere di conoscere, che è Roberto Coroneo. E mi piace, mi piace eh, ricordarlo sempre, in ogni occasione, a maggior ragione in questa nostra chiacchierata, anche perché è stato un po' il maestro, il maestro di tutti noi. Quindi eh, anche lui ci ha instradato in, in un tipo di, di ricerca che, comunque, meditava anche sulla eh, soluzione o, comunque, sull'affrontare questo tipo di argomento. Opere d'arte di importazione, opere d'arte prodotte e realizzate nel nostro territorio. In realtà, eh, Dipende, dipende perché bisogna partire dalla prospettiva giusta nell'esame dei manufatti che si, trova in Sardegna, che si trovano in Sardegna. Bisogna partire dalla considerazione che la Sardegna si trova in un'area privilegiata del Mediterraneo, in una zona nell'area nord-irrenica, dove in determinati eh, Periodi si producevano le stesse opere d'arte, ovvero sia maestranze che si spostavano. Non, non venivano di certo bloccate dal mare, ma che travalicavano senz'altro i confini, i confini regionali, si spostavano nel nostro, nel nostro territorio, chiamate da chi? Dalla committenza da chi poteva spendere per realizzare determinate, determinate opere. Quindi, eh, di volta in volta, l'episodio artistico, il fenomeno artistico va analizzato per capire se l'opera è stata prodotta eh, nel nostro territorio o se è stata prodotta e importata, e importata qui. E poi ci sono anche dei fenomeni artistici successivi, ovvero sia le botteghe eh, guidate dai maestri. Che erano supportati, da, eh, supportati da, da altri artigiani, si radicavano nel nostro territorio proprio perché eh, detto volgarmente c'era da lavorare, c'era chi finanziava queste opere e chi eh, eh, aveva la possibilità di, eh, di realizzarle. Benissimo. Io non vorrei prendermi tutta la, la, eh, la mattinata perché questi argomenti piacciono a tutti e tre, quindi do lo spazio a tutti e tre. Quindi, eh, eh, eh. Io, io volevo chiedere, infatti, grazie. Intanto, Andrea, chiedo subito a Nicoletta, ehm, eh, ma no, di recente soprattutto, ora non vorrei fare polemiche perché a me non piace fare polemiche, no? le polemiche poi si spengono. Da solo, come, da solo, come un fuoco di paglia, ma considerate anche le ultime eh, circostanze legate eh, ad altre materie. E mi riferisco, ad esempio, all'archeologia. No? Mm. Nel caso di, ehm, della storia dell'arte, nel, mm. nel caso specifico, no? molto spesso è completamente difficile fare delle ipotesi mirabolanti su ehm, arte, architetture o grandi committenze, insomma, su. Ehm, elementi su risorse artistiche che abbiamo eh, perché comunque qualsiasi ragionamento scientifico legato alla storia dell'arte si basa su un metodo che è quello appunto scientifico eh, con il quale gli storici dell'arte e gli studiosi in genere si approcciano basandosi però su delle fonti ecco ad esempio in Sardegna nella storia dell'arte eh, sarda quali sono le principali fonti sulle quali voi, nello specifico, come studiosi di storia dell'arte, io non mi, non mi ci metto in mezzo perché non sono un grande studioso, io sono uno storico dell'arte un po' mancato, nel senso, sono ancora nel mio percorso, ecco, però voi che avete prodotto anche tanta letteratura in merito, eh, che fonti avete utilizzato, quali sono le fonti che ci permettono anche di capire eh, se quell'ipotesi è, eh, come dire, corretta, se siete sulla, stessa, sulla eh, giusta via, in questo senso? Dunque, io mh, tanto vi ringrazio per l'invito e eh, mi, mi associo ai ringraziamenti di, del collega e amico Andrea Pala. Eh, per quanto riguarda le, le fonti eh, che ci permettono di conoscere la storia dell'arte medievale, eh, in Sardegna mh, diciamo che in letteratura si diceva fino a qualche tempo fa, eh, ma la Sardegna è abbastanza avara di fonti. In effetti ci sono periodi che tuttora rimangono piuttosto complessi da esaminare perché effettivamente le fonti, soprattutto i documenti, che sono quelli su cui appoggiamo spesso la, la nostra ricerca e le ipotesi di ricerca che, che mh, strutturiamo, a volte questi documenti o oh, non ci sono, sono molto frammentari, sono di complessa interpretazione. Altri periodi, come per esempio il Basso Medioevo, è, eh, sono decisamente più ricchi di fonti documentarie e quindi ci permettono di eh, conoscere molto meglio anche il, il manufatto artistico. E eh, dirò di più che un aspetto molto importante è, a mio avviso, proprio lo stesso manufatto artistico che diventa... Eh, fonte storica, cioè che diventa fonte per la conoscenza del periodo di riferimento. E, e quando faccio un discorso del genere mi riferisco, ad esempio, ad un'opera molto nota del Medioevo Sardo come Il Politico di Ottana, che è, è un'opera eh, sicuramente fondamentale per eh, una, un quadro di insieme del Medioevo, soprattutto del, del 300 o del XIV secolo, eh, opera molto importante perché. Eccola qua, la vediamo um, perché, eh, insomma, intanto uh, è di, di notevoli dimensioni, ha una struttura e anche una complessità iconografica notevole. Eh, al di là di questo, uno degli aspetti particolarmente importanti è che ritrae i due committenti dell'opera, il vescovo Silvestro di Ottana e Mariano, il Donicello Mariano, che sarà poi il futuro Mariano IV d'Arborea. Prego. No, 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 sì, sì, ho semplicemente detto d'Arborea, mi è venuto in mente. Esatto, Mariano d'Arborea è, sì, certo, ovviamente, Mariano IV d'Arborea. Eh, è molto importante perché è sicuramente un'opera d'arte, sicuramente, eh, come dire, si presta a essere oggetto della riflessione che stiamo portando avanti in questa, in questa conversazione, cioè eh, come la collochiamo: è un'opera di importazione o è un'opera autoctona? Eh, ed è molto importante proprio per la ricostruzione di quello che è il quadro della metà del XIV secolo, che è più o meno il periodo in cui lo, lo collochiamo. Ecco. Per rispondere brevemente alla, al quesito, eh, diciamo che è un'opera che è attribuita a un pittore che opera nell'area del, del sud Italia, il cosiddetto maestro delle tempere francescane. C'è un pittore anonimo che è stato chiamato così perché ha fatto molti quadri francescani. Eh, Evidentemente quest'opera arriva in Sardegna perché viene richiesta dai due committenti che la finanziano, quindi eh, non siamo in grado di dire se sia stata fatta qua o se invece sia stata fatta da un'altra parte e sia arrivata qua. Ecco, però sulle fonti, diciamo, ehm, eh, a, a tuttora uno degli studi più insomma, completi è quello che ha fatto il, il collega Andrea Pala. Che si è occupato proprio di fonti relative alla, allo studio, all'analisi dell'arredo dell liturgico, per esempio. Ecco, ecco, molto interessante. È arrivata già una domanda che io non abbiate paura. <ride> eh, non so se leggete. Allora, quanto è stato incisivo il mecenatismo in Sardegna nello sviluppo di borghi e villaggi? È un po' allora, credo che sia. Un po' oltre, nel senso, ehm, se, però qualcosa se ho capito quello che vogliono dire. Sì, 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 è proprio riferito A cosa la possiamo dire? qualcosa dire? Specifico, facendo riferimento, ad esempio, a Tana, e poi mi viene in mente anche un altro caso che eh, probabilmente può avere dato un notevole impulso anche allo sviluppo, e mi riferisco, ad esempio, eh, a bulzi Quindi. Un'altra opera d'arte che può, può aver influito in un qualche modo. Eh, non so, chi vuole rispondere a questa domanda? Il mecenatismo è stato fondamentale, non, non incisivo perché. E se noi abbiamo ad esempio una quantità così elevata di, di chiese che vengono chiamate dalla letteratura, ma or oramai questo aggettivo in uso eh, nella, nella quotidianità, una quantità così elevata di, di chiese romaniche, perché c'erano i, i, i finanziatori che, che potevano eh, dare, fornire risorse economiche per. Eh, per realizzare questi edifici, il mecenatismo, che ovviamente non era rivolto solo al, eh, alle architetture, ma anche che per la maggior parte dei casi sono conservate e sono giunte a noi, sono architetture di natura religiosa, quindi delle chiese. Eh, molte meno architetture civili sono giunte a noi per evidenti motivi legati anche alla continuità del, del culto chiaramente mecenatismo che coinvolgeva anche eh, opere, eh, le opere di arredo liturgico che si custodivano al loro interno anzi che facevano eh, che erano funzionali alla liturgia tant'è che abbiamo diversi documenti scritti che ci riportano atti eh, di donazione o di dotazione Addirittura di arredi liturgici eh, all'interno di edifici religiosi. Pensiamo alla chiesa nel nord Sardegna di San Nicola di, di Silanis, che è stata ristrutturata recentemente, ma non è officiata, è allo stato di rudere un edificio straordinario. Eh, ma noi abbiamo un atto di. Eh, di donazione, di dotazione, anzi, dell'arredo liturgico di questo edificio religioso, dove peraltro eh, è la prima testimonianza scritta del XII secolo, quindi del 1100, è eh, la prima testimonianza scritta della presenza di crocifissi lignei in Sardegna, Ligne vuol dire in legno. Eh, perché parlo di crocifissi crocifississimi? Perché tu hai citato Bulsi, eh, perché a Bulsi, un paese in anglona straordinario, dove si conserva uno, un unicum, un'opera d'arte meravigliosa, che è il gruppo ligno di deposizione. Sappiamo bene che la deposizione è il momento immediatamente successivo alla crocifissione, ma qui senza fare una lezione attorno al gruppo di deposizione, dobbiamo dire che eh, nella maggior parte dei casi, eccola qui, eh, ora si trova all'interno della chiesa di San Sebastiano nell'omonimo paese di Bulsi che abbiamo citato poc'anzi, eh, è una delle rarissime opere medievali in legno eh, giunte a noi e eh, proprio la testimonianza, la presenza di queste opere in Sardegna ce l'abbiamo grazie all'esame, l'esegesi all delle fonti scritte. Quindi noi, i MIDI visti principalmente, questo mi piace molto, queste immagini, studiamo eh, che cosa? i fantasmi, ciò che, che non esiste più e cerchiamo di ricostruirne la connotazione attraverso lo studio dei documenti scritti, quindi a supporto dell'interpretazione eh, anche di ciò che dicono, non ci riportano letteralmente, ma gli, i documenti vanno in, interpretati eh, e questo bisogna anche saperlo fare. Quindi, eh, il lavoro del medievista è, è un po' questo ragionare anche su ciò che non c'era grazie al confronto su ciò che c'era poi per quanto eh, riguarda la domanda delle, della committenza al mecenatismo eh, c'è eh, a vari livelli eh, noi abbiamo parlato di eh, Nicoletta appena eh, eh, parlato della, della straordinaria la straordinaria pala di Ottana che si trova all'interno del giudicato di Arborea. Che eh, giudicato di Arborea sappiamo molto bene, forse i nostri ascoltatori, non tutti sanno che. Eh, proprio grazie all'intensificarsi della, eh, della documentazione scritta dell'undicesimo secolo, quindi dell'anno 1000, intorno dopo, immediatamente dopo il 1000, eh, riusciamo a capire che la Sardegna era divisa in quattro giudicati o regni, eh, che era il giudicato di Cagliari, di Torres, di Gallura e di Arborea. Quello che avrà vita più lunga sarà quello di Arborea. Eh, eh, è quello che continuerà. A, a commerciare e importare opere dal, dalla penisola italiana e dall'area centro italiana. Eh, quindi non un territorio omogeneo, un territorio che si sta catalanizzando. Insomma, le dinamiche storiche vanno ampiamente analizzate per comprendere le dinamiche storico, storico artistiche io, ah sì, vai Nico, volevo proprio passarti la parola, ma quindi stai sì. parlando già di tu, vai. No, dicimi. no, volevo dire una cosa proprio per, per agganciarmi a quello che, che stava dicendo Andrea, che proprio il, il XIV secolo per rispondere poi a, alla domanda in parte, insomma, alla domanda che è stata posta, eh, per, per completare, insomma, il, il discorso. Eh, per quanto riguarda il XIV secolo, abbiamo dei documenti molto importanti che ehm, dimostrano eh, come Mariano IV d'Arborea, che è il, eh, il giudice, diciamo il sovrano, ecco, che eh, si, si contrappone in qualche modo all'avanzata dei catalano-aragonesi in Sardegna. Eh, Contribuisca proprio a strutturare nel territorio tutta una serie di eh, realtà abitative di, di, di varia tipologia, di varie entità. Ora, senza scendere nel dettaglio, però eh, è molto importante l'attività proprio legislativa di, di Mariano. Tant'è vero che. La, la, le, le carte d'Arborea che sono tradizionalmente attribuite ad Eleonora in realtà non le ha fatte lei ma le ha semplicemente eh, diciamo ri, ri, cioè ha fatto un restyling ecco alla, ad, agli atti giuridici che già aveva fatto suo padre Mariano e quindi eh, effettivamente sul 300 ci sono informazioni più, più complete più corpose eh, che, che restituiscono un quadro sulla questione degli insediamenti e dei villaggi, che è un territorio molto molto complesso come campo di ricerca, quindi allora. cioè, è una, un, un campo di ricerca che ehm, vede più gli archeologi come attori, perché in effetti vanno un po' a indagare delle, del, delle cose che non ci sono più, ecco, delle, dei luoghi che non ci sono più. Ottimo. Io a questo proposito, se hai colto la domanda che volevo farti prima che intervenissi, Nicoletta? Ehm... Abbiamo parlato di Oristano, di Alvorea, insomma del giudicato di Alvorea e del territorio di, attuale di Oristano, che così da un ragionamento molto rapido mi è, mi è balzato alla mente che è uno in effetti dei territori che presenta un notevole numero di risorse storico-artistiche legate proprio al, al Medioevo, al Romanico in generale, ma appunto opere d'arte di, di notevole valore. Ho pensato a Santa Giusta, allo stesso eh, San Francesco di Oristano, la Santa Chiara, quindi il Monastero delle Clarisse. Eh, C'è un perché? C'è chiaramente una connessione relativamente alla committenza giudicale? Sì, sì, sì. Che considerazioni possiamo fare? Sì, ehm, effettivamente. È... Proprio come dici tu, Oristano è un, Oristano è, diciamo, è, è dintorni, ecco, un territorio straordinario che, che restituisce un, una ricchezza di, di, di patrimonio eh, proprio le, relativo al Medioevo che eh, insomma, tuttora studiamo e, e analizziamo e indubbiamente uno dei motivi per cui ci sono tutte queste, mh, come dire, queste emergenze monumentali, questi manufatti artistici è eh, perché in quel territorio c'è una continuità di, di amministrazione che dura praticamente fino alla fine eh, della, del XIV secolo, agli inizi del XV secolo. sicuramente questo eh, come dire, incide e ha un senso, e c'è anche da dire che i nostri studi, eh, insomma, degli ultimi anni hanno dimostrato come dire, senza. senza particolari paure di essere smentiti, che in, i sovrani eh, del giudicato d'Arborea hanno sicuramente dei legami molto forti con la penisola e, come diceva Andrea prima, eh, commerciano e fanno arrivare opere. E, eh, insomma, quindi il quadro che, che abbiamo è sicuramente un quadro che è parziale perché moltissime delle cose che dovevano esserci non ci sono più, eh, però. Vediamo comunque un, un, come dire, un quadro culturale che era molto dinamico. Eh, ecco, una cosa che mi, che mi interessa sottolineare è proprio questo: che non è che nel 300 eh, la Sardegna fosse un, un luogo desolato e, e, e disperante. Sicuramente c'erano delle situazioni, diciamo, politico-istituzionali in divenire un po', un po' complesse, molto complesse, però c'era anche molta, molta vitalità. Culturale, diremmo oggi. Ecco. Sì, questo è molto molto interessante eh, e si riaggancia appunto, come dicevo prima, alla questione della committenza, dell'importante, eh, di quanto fosse importante la committenza per la sopravvivenza anche di motivi artistici o per l'innovazione anche di motivi artistici. Eh, adesso voglio chiedere ad Andrea, oltre a, ehm, alla committenza, dal punto di vista dell'innovazione del linguaggio anche eh, artistico, Locale, sì, perché noi stiamo parlando di arte eh, locale o arte di importazione. Quanto era importante, o quanto è stato importante eh, nel Medioevo tra fine XIII e fino al XV secolo, l'arrivo nell'isola di opere appunto di importazione, uno su tutti, mi viene in mente eh, il, pergamo, il Pergamo di Guglielmo o ancora la Pala d'Ottana, insomma a livello architettonico. Eh, scusate, a livello scultoreo prima e a livello pittorico poi ci arriviamo. Quanto è stato importante avere queste opere nell'isola? Allora, per quanto riguarda il pregamo di, di Guglielmo, l'arrivo del pregamo di Guglielmo è un arrivo ritardatario, arriva nel 1312 nella cattedrale di Cagliari come dono della Repubblica dell'Arno di Pisa, nel 1312 quando eh, arriva come opera ritardataria, sostanzialmente è stato ininfluente da un punto di vista, se non in, eh, per alcuni casi di epoca successiva. Eh, semmai eh, bisogna tornare un po' indietro, perché probabilmente dopo la morte di Guglielmo, che ricordiamo a chi, a chi ci sta seguendo, uno straordinario scultore che realizza oh, proprio il Pergamo. Pulpito, lì ci sono posizioni diverse rispetto alla funzione di questo straordinario arredo liturgico per la cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa, centro della cristianità nel XII secolo, molto vicina a Roma. Eh, questo Pergamo giunge in Sardegna come opera ritardataria. nel 1312, proprio quando eh, da Repubblica dell'Arno Pisa sente proprio il fiato sul collo della, della conquista e dell l'avanzata catalana-aragonese che sarà compiuta soprattutto nel sud della Sardegna dal 1326, eh, ragion per cui dona quest'opera, ma non come opera vecchia, ma come, come reliquia importante che in qualche modo non influenza nel 300 la rappresentazione figurativa della decorazione plastica, prendendoci le sculture che nella maggior parte dei casi si conservano come strutture di apparato architettonico. Semmai è interessante riflettere su alcune eh, decorazioni di apparato architettonico, che sono, sono tante in Sardegna. Eh, eh, Bisogna riflettere su una sorta di diaspora di maestranze dalla, che dalla Malepatria, da Pisa, si spostano nei territori dove, eh, dove c'è lavoro. E uno di questi territori è la Sardegna nel XII secolo. Ragione per cui abbiamo eh, delle sculture di qualità altissima, indubbiamente realizzate da eh, artigiani avvezzi alla lavorazione della pietra. Eh, e la pietra in Sardegna c'era. E come, eh, è come tant'è che già eh, nei primi studiosi del romanico nella nostra isola si accorsero che era un elemento caratterizzante, anche qui che eh, non solo nella forma e nello stile, eh, ma anche nella la materia, influisce eh, in un certo senso, la materia con la quale viene realizzata l'opera, influisce in un certo senso nel, nell'idea che viene, eh, nei progetti che vengono portati da un, eh, da un ambiente che non è quello, quello isolano. Trova un, un, te, un territorio di, di, di fertile dove questi modi possono essere applicati e avranno anche un'interpretazione nelle forme eh, variegata, insomma, che si può riscontrare nella scultura. Certo. Io ho parlato del pergamo e eh, mi è fatto venire in effetti in mente un'altra cosa molto particolare restando sempre nella cattedrale di Cagliari e cioè ehm, l'architrave che fu rinvenuto tra l'altro nei primi del 1900, nel 1902, 1903 eh, durante i lavori di ehm, restauro per la sostituzione appunto per l'eliminazione della vecchia facciata barocca e questo architrave appunto se non ricordo male eh, è da riferire non da eh, ambito locale o sbaglio, ora questa è più una domanda anche mia di curiosità perché non ricordo bene, però l'architrave proprio del portale centrale non dovrebbe essere eh, di eh, manifattura locale cioè, sono maestrate essere provenienti da sono maestranze provenienti da Pisa che lavorano qui e che attraverso il confronto in questo caso formale e stilistico la, la documentazione scritta non, non ci fornisce notizie, notizie importanti, importanti se non possiamo dire che tu l'hai detto eh, in maniera chiara che la facciata che ora vediamo fu realizzata solo negli anni 20 del secolo scorso, vi era una facciata barocca cercando dietro questa facciata barocca i restauratori del tempo secondo questo miraggio, miraggio romanico eh, che non è, ovviamente la facciata romanica non ce l'ha più se non qualche traccia, una di queste tracce risiede proprio in questa architrave questo architrave che eh, è uno dei tre architravi di di accesso che sormontavano sia la porta centrale, l'ingresso principale che quelle, quelli laterali uno di questi è musealizzato uno eh, nel vicino museo del Duomo e eh, uno si trova in una eh, collezione cioè in una casa privata a Decimo Manno, lì c'è anche un altro problema rispetto a capire come questi frammenti siano aggiunti a Decimo Manno, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe molto lontano le maestranze che lavorarono su queste eh, sulle pareti della della chiesa cattedrale che assurge al ramo al rango di cattedrale eh, solo dopo la, la, la caduta eh, dopo la caduta per mano pisana nel eh, 1258 appunto di Cali. Eh, quindi sì, sono maestranze che provengono da oltre i confini regionali, eh, ma che già lavoravano sostanzialmente nell'interio, perché ricordiamo che è una grande area geografica, quella nord-irrelica, dove le botteghe eh, si spostavano non solo le opere d'arte e per lo studio di queste, cioè le opere d'arte, bisogna intenderle nell'accezione di merce, quindi, come tali, soggetti alle dinamiche di importazione, di esportazione, di produzione. Tant'è che nel nord dell'isola, dove abbiamo diversi indizi che ci fanno pensare alla presenza di eh, botteghe legate comunque agli insegnamenti di Guglielmo nel XII secolo, ci sono anche delle opere, a mio avviso, che potrebbero essere riconducibili alla stessa mano di questo maestro. Questo perché? Perché oggetti di, eh, eh, legati all'arredo liturgico potevano essere tranquillamente imbarcati e portati eh, a chi li aveva commissionati. Noi abbiamo eh, dei relitini in, in età eh, più antica, addirittura di arredi liturgici che eh, sono finiti in, in fondo al mare perché non sono mai giunti alla loro destinazione. Questa è una testimonianza eh, che vi era un commercio vero e proprio, eh, vero e proprio di eh, manufatti eh, legati a, agli edifici eh, religiosi. Questa è una, una, una riflessione molto interessante perché di fatto quando si pensa alle opere d'arte o comunque alle decorazioni architettoniche in generale, visto che hai fatto riferimento anche a, a queste, non vengono mai, quantomeno mh, al di fuori dell'ambito scientifico specifico degli studiosi, dei professionisti, non vengono, non vengono mai viste e immaginate come merce. Perché noi le definiamo eh, opere d'arte, ma prima di essere opere d'arte, di fatto sono stati, eh, sono stati oggetto eh, d'artigianato, una scultura di fatto poteva essere anche un oggetto d'arredo, siamo noi che eh, le eh, conferiamo un'accezione diciamo di opera d'arte. Questa è appunto una cosa che molto spesso si va sempre al di là eh, dell'immaginario dell di, di questi oggetti qua. Perché giustamente noi gli conferiamo un valore. Come giusto che sia, eh, più alto di quello che magari in passato gli veniva conferito per quanto riguarda certi, certi oggetti, eh? non, non per tutti, ovviamente. Perché se Posso facciamo riferimento a cosa, anche Posso due. In, in riferimento a quello che diceva Andrea, eh, che citava in maniera molto, molto chiara i relitti e i rinvenimenti. Eh, C'è da dire che è, è proprio così, cioè, abbiamo una testimonianza chiarissima di come questi oggetti fossero spostati da una parte e dall'altra e eh, una serie di, di materiali eh, che sono stati trovati nell'area marina antistante eh, la chiesa di Sant'Efisio di Nora: eh, delle lastre di recinzione presbiteriale, dei pilastrini, eh, delle, insomma, altri materiali di questo tipo, eh, sostanzialmente in circostanze abbastanza. Eh, misteriose sono state ritrovate in acqua proprio di fronte alla, alla chiesa all'isola di San Macario, e di questo siamo certi perché, oltre a diciamo alle testimonianze dell'epoca, ci sono parliamo di, eh, degli anni 70. Eh, oltre a quello ci sono le concrezioni marine sulle lastre, quindi insomma, siamo certi che sia così. E però, questo evidentemente ci testimonia come, in maniera chiara, questi manufatti venissero prodotti da altre parti e poi arrivassero qua, eh, a volte venivano portati eh, completamente finiti, ma altre volte per esempio venivano portati e venivano importati allo stato di semilavorati e quindi evidentemente ciò presuppone che ci fossero delle botteghe di, eh, di, di locali che completassero l'opera, magari definendo gli ultimi dettagli ecco, che erano stati lasciati a, a livello di, di bozza. Eh, Eccole qua meravigliose in questo, in questo allestimento, eh, dopo che peraltro insomma, sono rimaste diversi decenni eh, o, o in casse o chiusi nelle casse o eh, in, in un balcone all'aria aperta, qua siamo al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e queste sono insomma, la, la, la testimonianza evidente per le vicende che le hanno caratterizzate proprio di questo spostamento di oggetti. Ehm, che, che possiamo ricostruire solo in maniera molto parziale, perché, intanto, abbiamo comunque una quantità di manufatti non, non enorme e poi perché abbiamo detto le fonti non, non sono chiarissime a volte, soprattutto per un periodo come quello di queste, eh, di queste opere che eh, insomma, è prima del 1000 o poco a cavallo del 1000, quindi insomma ancora le fonti sono non, non moltissime. Io prima di, di fare ho due domande, cioè perlomeno una è la prosecuzione naturale di questo talk, l'altra che invece vi faccio prima, quindi prima di passare come dire alla, alla prossima domanda, è quanto è importante dal punto di vista scientifico? Questa non l'abbiamo preparata, vi avviso. Quanto è importante dal punto di vista scientifico la collaborazione, è, come dire una costante. Un costante dibattito tra le discipline. In questo senso mi riferisco a, ad esempio all'archeologia e alla storia dell'arte e eh, il restauro e l'architettura. È fondamentale. È fondamentale perché, innanzitutto, per la storia di un, di un monumento e dell'architettura, ma questo lo disse già un, un importante studioso che si chiama Medievisa, che si chiama Francesco eh, Gandolfo, eh, professore di storia dell'arte medievale. Appunto, eh, non, non possiamo prescindere dallo studio dell'archeologia di un edificio religioso per comprenderne la sua, la sua, storia, la sua storia architettonica, ma non solo. Eh, i lavori multidisciplinari sono, sono fondamentali per giungere tutti allo stesso obiettivo, che è quello: qual è l'obiettivo? Quello di, attraverso l'analisi iconografica, attraverso eh, l'analisi iconologica, attraverso l'analisi tecniche, ricostruire che cosa? La storia attraverso una particolare fonte, che è il manufatto, che è l'opera d'arte. Noi abbiamo avuto una straordinaria esperienza formativa con, con Nicoletta ormai più di un decennio fa, in un cantiere del, di ricerca vera e proprio eh, che si trova nella città che abbiamo appena evocato, la straordinaria città di Oristano, dove abbiamo tanti amici, eh, uno straordinario cantiere di ricerca all'interno della chiesa di Santa, eh, di Santa Chiara, appunto, una chiesa conventuale, dove fu scoperto un, eh, uno straordinario ciclo pittorico. Quindi, con eh, la collaborazione del, del CNR, la stessa università, lo studio dell'architetto di, di, di Rossella Sanna, facciamo questo straordinario progetto di ricerca. Quindi, anche con. Eh, Progetto di ricerca ideato da Nicoletta e dal sottoscritto, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, appunto, nuove tecnologie per l'esame del manufatto. E, e da, questa, da questo tipo di approccio ci sono arrivate anche delle risposte importanti delle risposte importanti rispetto alla lettura di quello che vi era rappresentato e eh, in qualche modo si è presa la direzione, una direzione di ricerca che, chiediamo, che crediamo possa essere proficua innanzitutto nel riconoscimento iconografico, ovvero sia di quello che c'era rappresentato, forse eh, la più antica testimonianza figurativa del Crocifisso. Un crocifisso gotico doloroso, il cosiddetto crocifisso eh, di Nicodemo, che abbiamo eh, eh, qui in Sardegna, nella chiesa di San Francesco Auristano. Ma rimanendo sui dipinti, eh, fu importante il lavoro multidisciplinare e il dialogo fra varie discipline. Grazie, mi è piaciuta molto questa risposta. <ride> Nico, adesso passo di nuovo la palla a te. Eh, perché, ehm, abbiamo parlato appunto anche di, di affreschi a questo punto, perlomeno di l'acerto, insomma di quello che è venuto fuori eh, al di sotto dell'intonaco. Tu, tra l'altro, mm -hmm. ti occupi anche di teoria e tecnica del restauro, quindi eh, la materia la, la padroneggi eh, abbastanza bene. In Sardegna mh, è vero, a livello di scultura in linea abbiamo pochissimi elementi. Eh, pittura su tavola idem, cioè abbiamo davvero pochissime eh, testimonianze, perlomeno rispetto ad altri Beh, periodi. Rispetto, rispetto ad altri contesti, sicuramente rispetto, esatto, ma invece a livello di pittura parietale cosa possiamo dire? Allora, eh, guarda, ti, ti dico una cosa, eh, mi sono fatta l'idea che tutto sommato mh, per, come, mh, diciamo, per come era messa la situazione alla fine non ci è andata tanto male, nel senso che guardando diciamo dal, dal XII secolo fino al XIV comunque abbiamo eh, non certamente tantissimi dipinti murali, però qualcuno c'è. Eh, alcuni sono molto noti, come il, i dipinti della Santissima Trinità di Saccargia, che sono nel, nel, nell'abside, nel semicilindro nel catino, eh, molto celebri e sicuramente quelli che nel corso dei decenni sono stati conosciuti anche al di fuori della Sardegna, eh, e poi anche altri che sono stati scoperti più recentemente negli ultimi decenni, come eh, San, San Pietro Galtellì, il, i dipinti di San Pietro Galtellì e quelli di San Nicola di Trullas. Eh, entrambi i cicli abbastanza rilevanti, sia per i collegamenti che hanno con, con la realtà peninsulare, sia per proprio il modo con cui sono fatti, che testimoniano comunque un aggiornamento importante rispetto a quella che era la, la prassi decorativa in voga, diciamo, in quel momento. E poi, però, ce ne sono anche altri. In effetti, eh, andando un pochino più avanti con le cronologie, c'è. Cioè il ciclo di, di Bosa, di Nostra Signora del Sos Altos, ma anche altri meno noti, come per esempio dipinti di eh, San Pantaleo a Dolianova, che sono comunque molto importanti, e che, però, in letteratura, a parte alcuni studi eh, monografici, eh, non sono stati particolarmente eh, considerati, eh, o anche ancora meno noti. Eh, dei dipinti dei lacerti all'interno della chiesa di San Lorenzo a Silanus, anche quelli sostanzialmente schedati nella, nel nella volume di Roberto Coroneo del 1993, ma poi non, non, come dire, non, non analizzati ulteriormente. Devo dire che tutti questi tasselli insieme poi anche alla pittura su tavola, che è vero, non, non, non è numerosissima, soprattutto rispetto a quella di epoca successiva, ovviamente, però non sono neanche tanto pochi questi dipinti su tavola eh, alla fine, eh, cioè ci restituisce un quadro di insieme molto, molto interessante, insomma, N non era tutto nuda pietra, ecco, per intenderci. Eh, quella è una, come diceva Andrea, in riferimento alla, alla cattedrale, alla facciata della cattedrale di Cagliari. È stata un po' una, eh, come dire, un prurito alle mani che è venuto alla fine dell'Ottocento e che ha un po' portato a eliminare qualunque cosa eh, si interponesse fra l'occhio dello spettatore e la nuda pietra medievale che era, insomma, che era quello che volevano vedere. Ecco. Assolutamente sì, ma a me adesso è venuto in mente anche: sono venuti in mente due altri esempi rispetto a quello che dicevi tu ehm, sulla pittura parietale. Chiaramente, che è quella che eh, ogni tanto emerge qualcosa di nuovo oppure ci ricordiamo della presenza di un lacerto o di un. Eh, di qualche affresco o pittura ehm, murale in contesti anche urbani. Mi, mi viene ad esempio in mente eh, la cripta di la cosiddetta cripta di Santa Restituta a Cagliari, dove c'è un bellissimo ehm, San, quello che dovrebbe essere un San Giovanni eh, Battista, davvero meraviglioso. Che no, no, no. Non è più, è in una condizione, come dire, di, di, di degrado, dato anche ovviamente dalle condizioni climatiche, dall'umidità, però è ecco, qualcosa di, di estremamente. Ma... Di estremamente meraviglioso mm. e poi mi è venuto in mente un altro esempio. Non fosse altro perché eh, continua a comparirmi ogni tanto perché ce l'ho tra i miei documenti di lettura. Ehm, I lacerti della chiesa di San Lussorio, quindi anche lì della cosiddetta cripta. Di San Lussorio che sono delle pitture estremamente interessanti, poco conosciute perché anche a livello accademico. Ehm, si studiano poco, nel senso che si predilige chiaramente eh, gli esempi dei de, de, de macro esempi che ci diano ecco, eh, un quadro complessivo della storia dell'arte in Sardegna, però magari eh, andando poi ad analizzare nel caso specifico, aiuterebbe anche questa è una mia visione, aiuterebbe anche eh, a eh, compiere ulteriormente un passo avanti nella visione generale, quindi ridefinire magari quelli che sono stati degli esempi a livello. Come dire, Fordongianus non era così centrale probabilmente, o perlomeno lo era sì, ma a livello di tutto un circuito ben definito anche rivolto al pellegrinaggio eh, di quell'epoca, comunque del culto dei santi locali. Quindi ridefinire no, però, bene. Poi Fordongianus era un posto che era comunque molto importante, questo ormai l'abbiamo capito, però quei, quei, quei lacerti pittorici sono. Eh, molto complicati da studiare perché c'è pochissimo da a, analizzare se si eccettua eh, diciamo per l'analisi tradizionale per il metodo classico perché non ci sono rappresentazioni eh, umane né animali né vegetali ci sono solo delle lastre marmore dipinte e basta quindi lì quello che eh, bisognerebbe fare sarebbe applicare per esempio il format di santa chiara a quel contesto, cioè facendo delle analisi di un certo tipo, dei, delle indagini che vadano al di là della superficie per comprendere meglio, diciamo, la, la, la situazione. E poi concludendo, perché se no faccio un monologo, eh, per quanto riguarda il San Giovanni Battista della, cripta di Santa, della cosiddetta cripta di Santa Restituta, eh, uno, insomma, un brano assolutamente importante che, insomma, poveretto, veramente... Eh, non dico abbandonato a se stesso, però insomma, in effetti non è, non è insomma, no, non se la passa bene, ecco, diciamo, mettiamola così. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Io. Ma no, solo qualche mi sembra tutto che sia tutto sicuramente molto chiaro rispetto alle, alle problematiche dei dipinti di, di San Lussorio, se non dire che la maggior parte delle opere d'arte, sia che si tratti eh, di dipinti su tavola ma anche dipinti su parete, ossia che si tratti di opere scultore di arte liturgico, sono allo stato di flamento, quindi come tali è difficile ricostruirne l'iconografia, opere che sono state spesso decontestualizzate dal, eh, dal luogo dove si trovavano, dal contesto di origine appunto, e quindi è molto complicata la, la ricostruzione storico-artistica. Ricostruire in qualche modo un quadro, un quadro soddisfacente. Tutte queste difficoltà sono sicuramente palpabili nello studio della, della, pittura, della pittura medievale in Sardegna, anzi, direi che. È, L'importante testo che ha scritto recentemente Nicoletta sulla pittura del Trecento apre una, una nuova luce e una visione per, per nuovi studi su questo argomento. Credo che eh, possa essere una strada da seguire proficua per, per questo secolo. Eh, quindi eh, le difficoltà non, non sono poche. Eh, rispetto a quello che dicevi, questi brani minori di, di pittura in realtà vengono studiati forse. Maggiormente questi, questi brani minori di, di pittura, di scultura, ma anche di architettura. Eh, il passaggio forse che, che manca è quello il trasferimento a una conoscenza maggiore, una divulgazione. E tu in questo senso ci stai aiutando molto. Quindi eh, ti, ringraziamo, ti ringraziamo tanto anche per, per questa ragione. Oh, grazie a voi. Allora, io Giusto una cosa mi viene da dire. Effettivamente, eh, non so se siate d'accordo, ma in generale, la storia dell'arte in Sardegna, medievale, dell'arte in Sardegna, è una materia molto giovane, possiamo dirlo? No. Che ha ancora bisogno di diventare matura, come no? <ride> Deve, abbiamo, eh, chiaramente ha una tradizione lunghissima, però effettivamente. In realtà c'è molto da fare, però eh, ci sono stati molti studiosi che hanno tracciato decisamente. Eh, insomma sono degli studi fondamentali, abbiamo citato Roberto Coroneo, ma sicuramente, sicuramente Raffaello De Logu che scrive un testo importantissimo sull'architettura in Sardegna, ma affonda le radici lo studio dell'architettura e non solo dell'arte medievale già da eh, Dionigiscano, ma anche il canonico Spano che si occupò in, alla sua maniera, in realtà un erudito, eh, che si occupò della, della storia dell'arte medievale ma anche la maestra di Roberto Coroneo la professoressa Romero ha scritto delle, delle pagine importanti sui quali ci siamo formati tutti noi e ora sì, è giovane nel senso che la ricerca va avanti è sempre anni. in evoluzione sì, sì, in realtà sì, sì, è giovane è più anziana di altre, di altre discipline quello, quello sicuramente Va bene. Io vi ringrazio di aver partecipato ehm, a questo talk. Spero che vi siate intanto divertiti e eh, che, insomma, sia stato gratificante anche dal punto di vista eh, professionale e scientifico, quindi avete contribuito chiaramente alla divulgazione di una materia eh, molto importante eh, non solo per la Sardegna, ma in generale eh, un po' per tutta l'Europa, visto che, insomma, ci dobbiamo contestualizzare a livello europeo ormai. Eh, se volete fare delle riflessioni di chiusura proprio con un saluto, io vi cedo eh, subito la parola, altrimenti ci possiamo salutare e basta. Ditemi voi. Io no, sto parlando sempre io, quindi vorrei lasciare anche spazio a Nicoletta. Vorrei solo ringraziarti ulteriormente e poi di... Dobbiamo conoscere prima di tutto noi stessi il, il territorio dove viviamo, per farlo poi conoscere, conoscere ad altri. un territorio straordinario. Eh, noi stessi molto spesso ignoriamo delle opere d'arte che abbiamo veramente dietro casa. Per chi vive a Cagliari, abbiamo uno dei monumenti più importanti della Sardegna e che eh, è importante anche eh, nell'Occidente, nel quadro dell'architettura eh, del, dell'Occidente mediterraneo, che è la Basilica di, di San Saturnino, ad esempio. Potremmo citare diversi, diverse, diverse opere che i più eh, eh, o per pigrizia o forse per, semplicemente non, eh, non la conoscono, non, non hanno mai visitato. Speriamo in qualche modo di, di aver contribuito e stimolato i tuoi spettatori alla visita, alla conoscenza e alla divulgazione di, di questa nostra eh, straordinaria produzione artistica. Nicoletta. Io mi accodo ai ringraziamenti e alle considerazioni di, di Andrea eh, per dire solo un'altra piccola cosa senza voler fare sermoni, per carità, però eh, veramente queste iniziative contribuiscono a, come dire, a portare fuori dalle aule universitarie del, delle riflessioni e delle cose che è giusto che la collettività conosca perché la cosa fondamentale adesso è proprio la presa di coscienza delle persone rispetto all'importanza del patrimonio e con patrimonio intendiamo sicuramente le chiese, le sculture, i dipinti ma più in generale il bene comune eh, che sono cose che sono di tutti noi e quindi ognuno di noi ha la responsabilità di, di custodirle. Ecco, in questo senso sicuramente lo stato in cui versa la, il cortile di San Saturnino è lo specchio di come mh, si, si, si svilisca, diciamo, un'area un archeologica urbana così importante con un edificio, insomma, alto, alto medievale o comunque medievale. Insomma. Ecco, diciamo che ci sarebbe, ci sarebbe forse un po' da da riflettere anche su queste cose comunque chiusa la parentesi sermone ovviamente ti ringrazio molto per l'invito per che è stato veramente un piacere ok allora io saluto tutti soprattutto chi ha deciso di guardarci in diretta e tutte le persone che seguiranno questo talk eh, domani dopodomani nei prossimi giorni vi invito invito tutti all'altra diretta che ci sarà domani invece per l'appuntamento visita con i curatori eh, al museo, quindi una visita in diretta dedicata alle sale eh, della collezione Franco Daspro a partire dalle 21. Non avete scuse perché dalle 22 c'è il coprifuoco, quindi <ride> dovete stare a casa. Buonasera a tutti e grazie ancora di aver partecipato. Arrivederci ai grazie a te, arrivederci.